la cornice innanzitutto, ma in una manifestazione che si sta svolgendo, si aprirà a pochissime ore, l'ultima rassegna con i punti di arancione. Quindi grazie ancora per l'opportunità che ci è stata data. Lascio la parola al sindaco Mario Scagnetti. Grazie. Innanzitutto un saluto a voi. Siete sorridenti non solo per il momento, ma anche perché la squadra sta finendo. Un ringraziamento ai colleghi amministratori, al professor Barucca, alcuni sindaci dei paesi bandiera arancione che sono già arrivati e sono qui insieme a voi per partecipare a questo convegno. Molte delle cose di cui il dirigente Elio Carfagna ha parlato le abbiamo condivise in questi mesi. Perché non solo nella scuola, ma anche nelle amministrazioni, la difficoltà più importante è quella del mettersi seduti e parlare insieme quelle due ore necessarie ogni tanto per cercare di individuare una programmazione che rispetti un territorio. Che questo sia l'unico corso del Centro Italia, me l'ha detto Elio circa un anno fa. Da quel momento noi abbiamo incominciato a muoverci e dal punto di vista amministrativo abbiamo anche con il dirigente, con la professoressa che adesso non vedo ma sarà impegnata da qualche parte, Gira, individuato anche il nostro ostello della gioventù. Perché? Perché il nostro ostello della gioventù ha 220 posti letto, ha una cucina funzionante, ha 170 posti a sedere per mandare, oltre agli 11 campi di tennis, il campo da calcetto e via dicendo, voi l'avete visto e lo vedete passando. Allora è una ricchezza che se riusciamo a raggiungere quella sinergia di cui si parlava poco fa, l'amministrazione comunale mette a disposizione della scuola, ci mancherebbe altro. L'amministrazione comunale l'ha già affidata in gestione a una società che ci dà dei bei soldini, ma io non ho nessuna difficoltà, l'ho detto a loro, lo dico qui, lo dico pubblicamente, lo dico in diretta streaming, a chiedere per gli 8 mesi, 9 mesi, interessa, il cui interesse primario è l'istruzione, la scuola, è la crescita, è l'occupazione, quindi è il futuro, a richiedere questa struttura a questa società che lo gestisce, e ho già un assenso di massima da parte loro, perché la vita del nostro territorio passa attraverso l'istruzione, attraverso la scuola, attraverso appunto il lavoro. Quando voi intitolate facciamoli rivivere è un bel titolo, ma è un concetto che se si ferma all'opera restaurata è fine a se stesso, o poco di più. Se invece lo si collega a una possibilità, quindi facciamo rivivere il passato per avere un futuro, allora il concetto cambia. Allora il concetto cambia. Per cui noi insieme alla vostra scuola abbiamo deciso di inserire questo momento all'interno della rassegna dei 191 paesi della bandiera arancione per dare una visibilità a quello che voi sapete fare, a quello che fate. Ai giardini, poi dopo noi ci andremo per vedere gli spantapassi. Non so se sarò con voi perché le delegazioni stanno arrivando, quindi io come la vostra professoressa andrò avanti e indietro. Però lì voi avrete anche la possibilità nel nostro stand comunale di esporre un'opera restaurata con l'indicazione della scuola, che cosa fa, che cosa realizza, quanto dura, dove si trova, le opportunità, la viabilità, tutto quello che volete. E 65 paesi su 190 sono presenti. Sono presenti 80-90 aziende, noi ci aspettiamo anche una bella presenza di pubblico, quindi tutto quello che si può fare si sta incominciando a fare. Chiaro che poi, e poi concludo, perché altrimenti, che come amministrazione il fatto che io dica vi posso mettere a disposizione 220 posti letto, 5 aule, una mezza, non ho detto niente, ho detto tutto e non ho detto niente, se non ho il dirigente che fa lo stesso discorso mio, se non ho magari il professor Rucca che per quello che può appoggia queste idee, se non ho magari la provincia che mi segue su questa programmazione, se non ho regione che no. Ecco. Allora, se abbiamo la forza di mettere tutti insieme, io sono sicuro che qui potremmo creare qualche cosa di importante e di unico. Diversamente rimane la vostra buona volontà, la loro buona volontà, la mia buona volontà, risultato zero. Ecco, allora è ora che ci spogliamo dell'aspetto, diciamo, meramente politico o personale e incominciamo a ragionare dal punto di vista amministratori, perché
amministratore, che poi si chiami dirigente, ma amministra delle scuole. Sono un amministratore, è un amministratore, sono di me. Per cui se incominciamo a ragionare in questa maniera e cominciamo a fare forza, e se è necessario battere il pugno sul tavolo quando mi aprono un corso parallelo a Macerata, e magari, perché no, a volte serve anche un minimo di ostruzionismo, lo dobbiamo fare insieme, perché se no ci fermiamo alla buona volontà che serve a poco. Per cui ragazzi, che siete bravi lo sapevo, lo avete dimostrato per l'ennesima volta, ora dobbiamo incominciare a far sentire questa opportunità da qui alla nostra vera.